Grazie presidente Mandelli. Rappresentanti del governo, onorevoli colleghe e colleghi. Il DL 21 denominato misure urgenti per il contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina identifica e riassume compiutamente nel titolo il carattere congiunturale sul lato economico ed eccezionale sugli aspetti umanitari e di sostegno senza ambiguità alcuna contro l'invasione militare da parte della Russia verso un altro stato sovrano, l'Ucraina. Noi da questo punto di vista abbiamo lavorato, in particolare al Senato e approviamo oggi misure importanti in questo decreto. E per noi democratici forse quella più cara, forse non particolarmente evidenziata, è proprio il potenziamento del bonus sociale per energia elettrica e il gas, non dimensionata su una platea di destinatari generalizzata, ma indirizzata a chi sta soffrendo di più la crisi energetica. Le persone con reddito ISEE fino a 12.000 contro i precedenti 8.265. Un intervento che dicevo non innovativo, ma che ha voluto potenziare e salvaguardare l'accesso energetico ad oltre 5,2 milioni di famiglie italiane meno abbienti, più bisognose. Presupposto imprescindibile per noi del Partito Democratico per uno sviluppo socialmente sostenibile. Così come la proroga al 30 giugno del pagamento rateizzato delle bollette elettriche e del gas delle famiglie, non strutturalmente in difficoltà, ma interessate da uno scenario inedito e economicamente complicato. Abbiamo approvato misure importanti, anche queste generalizzate, sulla riduzione della Cise sul carburante, nella prima versione per solo un mese, poi grazie agli emendamenti approvati in Parlamento fino all'8 luglio, che, badate, riconsegna vicinanza e attenzione tra lo Stato e gli italiani, spaventati nelle scorse settimane da una corsa accelerata al rialzo dei prezzi, registrata quotidianamente nei tabelloni delle stazioni di servizio, con importi che varcavano strutturalmente la soglia dei 2 euro. Oggi questi sono abbattuti di oltre 30 centesimi. Così come la previsione di maggiori poteri di controllo al garante per la sorveglianza dei prezzi. Abbiamo lavorato anche per misure di contrasto all'aumento del carburante sul lavoro, perché anche questo è importante, la gratuità dei buoni carburanti fino a 200 euro, che non concorrono quindi alla formazione del reddito. Abbiamo lavorato anche per la prima volta per le imprese non energivore, quelle che magari erano dimenticati nei precedenti provvedimenti, con un credito di imposta del 12% sulla spesa dell'energia elettrica se l'incremento della stessa è superiore al 30% rispetto al medesimo trimestre 2019. L'abbiamo fatto anche su un credito d'imposta per il gas, sempre per quelle imprese non gasivore. Perché badate, introducendo anche qui lo strumento della cessione del credito, fondamentale per dare una risposta non solo economica, ma anche sulla tempistica, perché nelle crisi le aziende hanno bisogno di liquidità e hanno bisogno quindi di interventi anche molto celeri. Abbiamo lavorato poi per riproporre chiaramente e maggiorare anche i crediti d'imposta per le imprese energivore e gasivore, perché anche queste chiaramente hanno subito fortemente gli effetti dell'aumento del costo dell'approvvigionamento energetico. Ci siamo occupati di settori fondamentali, come quelli della pesca, delle attività agricole, anche qui inserendo crediti d'imposta sulle spese del carburante. E Abbiamo lavorato anche per quelle attività ricettive, turistiche, che nella finire dell'anno hanno subito comunque rallentamenti delle loro attività, Intervenendo su anche qui con un'importante ricurtazione del pagamento dell'IMU, della seconda rata IMU 2021, sempre a fronte però di un rilievo rispetto al fatto che si è diminuito sempre del 50% il fatturato e i corrispettivi rispetto al periodo precedente. E siamo intervenuti su un'altra questione che dovremo approfondire anche nei prossimi decreti, che è quella del credito alle imprese che, badate, fa memoria sulla contiguità della crisi pandemica e quella legata agli effetti della guerra, pertanto prorogando i tempi per la restituzione della quota capitale sui prestiti garantiti dallo Stato in periodo Covid, così come i 9 miliardi di garanzia sace per la realizzazione delle bollette energetiche, dando altri 24 mesi alle imprese che sono e vivono una forte difficoltà. Non ci siamo dimenticati dell'estensione della Golden Power. Io ho sentito prima dei colleghi parlare di poteri speciali, di quanto questo Governo magari non si occupa di questo aspetto. Abbiamo voluto intervenire e allargare quello che avevamo già fatto nel decreto liquidità. Quindi, oltre ai servizi bancari, oltre al tema importante dei, dei servizi bancari assicurativi, abbiamo aggiunto anche le grandi de derivazioni idroelettriche. Perché ci chiediamo ancora più oggi l'approvvigionamento e la maggiore autonomia energetica sono una priorità non solo nazionale, ma europea. Ma dicevo anche le misure di carattere umanitario. Trovano esplicitazione nel coadiuvare e supportare il grande cuore dell'associazionismo italiano e dei nostri comuni nell'assistenza e nell'accoglienza dei rifugiati, rendendo l'Italia protagonista su un tema che, permettetemi da democratico, riteniamo molto caro l'accoglienza a chi fugge dalle guerre e dalle persecuzioni, a prescindere dalle coordinate geografiche del paese di origine. Importante la previsione di un contributo di 100 euro al giorno pro capite per i comuni nel sostenere affidamenti familiari ai minori ucraini non accompagnati fin dai primi giorni di quella tremenda invasione. Misure che danno attuazione a politiche sanzionatorie di carattere europeo ed internazionale, prevedendo la gestione di beni congelati a seguito della crisi ucraina. Non ci siamo dimenticati però appunto, anche di dare maggioraggio e spazio ai nostri comuni. Abbiamo lavorato per rendere utilizzabili i cosiddetti avanzi di amministrazione, le risorse pronte che i comuni hanno e nel poterli utilizzare per coprire i pesanti aumenti della spesa energetica che hanno interessato anche loro. Presidente, mi avvio a concludere perché abbiamo dei tempi contingentati, ma voglio anche qui eh, a lei, alla sottosegretaria Guerra e a tutti voi, ribadire che a noi del Partito Democratico non è mai sfuggito né il segno né la pesante misura della crisi pandemica sull'economia nazionale, spesso riassunta in quella rilevazione nel 2020 di un fondamentale indicatore, il PIL in caduta dell'8,9%. E ce ne siamo assunti la piena responsabilità di governo per superarla, così come oggi non ci sfuggono le conseguenze della guerra e della crisi energetica, segnata da un altro importante indicatore economico e sociale, l'inflazione stimata nel 2022 al 6% e la conseguente riduzione della capacità di acquisizione di beni e servizi degli italiani, una preoccupazione, quest'ultima, che vedrà il Partito Democratico sempre in prima linea, attento nell'individuare risposte concrete e di sostegno per il sistema delle imprese e per le famiglie, con un particolare sguardo alle famiglie meno abbienti, ed è nel riconoscimento dello sforzo finanziario di oltre 28 miliardi messo in campo dal Governo per contrastare gli effetti della guerra con i decreti Energia, Tagliaprezzi, è il prossimo decreto aiuti che arriverà in discussione alla Camera che annuncio il convinto voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.